Benvenuti, benvenuti a buon pomeriggio per voi. Siamo allo spazio dedicato alla salute con noi il dottor Antonio Cisternino, che dirige il Dipartimento di Scienze Chirurgiche della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Buon pomeriggio, benvenuto. Grazie a voi. Allora, parliamo di innovazione tecnologica che si fa sempre più strada anche in sala operatoria e sempre più spesso il chirurgo opera non più con le proprie mani, ma con robot a distanza. Ecco, dottor Cisternino, ci spieghi un po' com'è possibile e come avviene questo tipo di interventi? Ma questo tipo di interventi possono avvenire grazie ad una grande tecnologia che è sempre di più pervade un pochino la nostra attività. In verità precisiamo subito che non è il robot che opera, ma il robot che utilizziamo è la mano lunga del chirurgo Ecco. per fare delle cose sempre più difficili e sempre con un maggior rispetto per il paziente. E quindi questa è la tecnologia su cui oggi siamo fortemente motivati a lavorare, a spingerla e anche a poterla sempre più migliorare, proprio perché riusciremo a fare delle cose sempre più complesse, sempre nel maggior rispetto della salute del paziente, delle strutture, degli organi che manipoliamo e soprattutto anche di una componente molto forte che è quella che lega un po' il paziente in questo momento della sua fragilità, della malattia, al dolore, alla paura. Quindi abbattere la frontiera del dolore con questa nuova tecnologia diventa molto importante, non avere più cicatrici chirurgiche ampie che richiedono tempo di recupero molto più lunghi e quindi avere pazienti che presto recuperano, che quindi anche l'autostima personale possa ovviamente abbattere e controbattere quella paura che si ha di non potercela fare. Dottore, oltre alla maggior precisione di incisione, cosa consente di fare la chirurgia robotica, ma soprattutto quali sono i vantaggi per il paziente e anche per il chirurgo? Al chirurgo consentono di approcciarsi in spazi anatomici che sono normalmente in open più difficili da esplorare, perché noi utilizziamo una telecamera che ingrandisce la struttura anatomica fino a 10 volte. Caspita, E non solo, 10 la manipolazione anche degli strumenti è tale che, a dispetto del polso del chirurgo normalmente, ha una rotazione maggiore, quasi del doppio, e quindi questo ci permette di poter avere delle mani molto performanti, che in verità sono il braccio lungo della macchina utilizzata dal chirurgo, e con una telecamera in uno spazio, con una visione tridimensionale, che ci permette di essere dentro ad esplorare delle cavità assolutamente inaccessibili con chirurgia aperta. I vantaggi per il paziente. I vantaggi sono quelli di non avere un'incisione, avere solamente dei fori, fori che praticamente assolutamente non provocano dolore e, nel rispetto, dipende dalla tipologia degli interventi, davvero in poche ore, solo 24-48 ore, avere un paziente ormai già ridato un pochino alle sue normali condizioni di normalità e spesso quindi sono pazienti che più presto possono essere anche dimessi. Dottore, stiamo vedendo, abbiamo visto anche qualche momento fa, proprio come operate con Sì. questi robot. Ora, l'uso è esteso a diverse specialità, quello più diffuso probabilmente è quello della chirurgia robotica applicata all'urologia. È così, dottore? Sì, ma devo dire anche che l'urologia in verità ha fatto un po' da apripista in questa cosa e soprattutto il campo della chirurgia prostatica ne ha beneficiato perché è stato, diciamo così, quello che ha lanciato anche la popolarità di questa tecnologia. Per oggi non dobbiamo dimenticare, e questo in Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo è diventato un fatto anche di attenzione nazionale, abbiamo esteso la chirurgia robotica anche alla ginecologia, che oggi è diventata molto forte, anche alla chirurgia addominale, alla chirurgia toracica e anche alla chirurgia del cavo orale. Noi in verità abbiamo proprio per volontà della direzione e ovviamente col nostro impegno costruito una piattaforma robotica e operiamo tutti i giorni con questo tipo di procedure su pazienti di queste specialità che vanno a coprire già quasi una buona parte di tutte le nostre specialità chirurgiche. Non dimentichiamo anche una cosa sulla quale il robot può essere applicato, che è quello per esempio anche della cardiochirurgia, quello anche della chirurgia anche dal punto di vista, diciamo così, delle lesioni cerebrali. Utilizzare questi strumenti molto piccoli, sempre più pronti per poter agire in spazi piccoli, come abbiamo detto prima, ma anche su strutture anatomiche assolutamente piccolissime, ci permette di fare delle cose assolutamente non possibili. Ci parli adesso di un po' di dati. Sì. Quanti interventi chirurgici di questo genere avvengono in Puglia ogni anno? Guardi, se prendiamo come un organo di riferimento che può essere la prostata, Sì. ci sono in Puglia, e grazie anche al grande lavoro che viene fatto in regione dagli studi epidemiologici, sono attesi normalmente 1200-1300 cancri per anno per quanto riguarda la prostata. Abbiamo un trend fortemente in ascesa. Pensate che oggi almeno 500 in media sono gli interventi eseguiti con robot.
anno 2016. Se li paragoniamo ai 1300 interventi che dobbiamo eseguire, vedete che il trend è fortemente in ascesa. Su questo devo dire che la Puglia si sta dotando anche di una rete regionale molto forte, sotto questo punto di vista, con una forte volontà sia dal punto di vista del coprire gli spazi con le macchine, ma anche dal punto di vista della formazione, perché questa nuova tecnologia impatta in maniera molto forte anche nel modo di come dobbiamo formare i nuovi chirurghi, perché devono ovviamente avere un percorso particolarmente dedicato, perché l'uomo deve fare simbiosi con la macchina. E quindi una volta avevamo solo il chirurgo, poi abbiamo avuto il chirurgo con la macchina, oggi abbiamo la macchina col chirurgo. Non ci deve spaventare se un domani la robotizzazione sarà particolarmente spinta ad essere praticamente solo il robot. E vedevo prima qui, e mi ha fatto bello vedere, che avete praticamente degli studi che vengono assolutamente, senza più cameraman, le telecamere sono assolutamente comandate dai robot oppure dalla sala macchine. Quindi oggi il mondo va in questa direzione, e il messaggio veramente positivo per i pazienti è che questi pazienti possono accedere a cure sempre più sofisticate con un maggiore risparmio rispetto per le strutture anatomiche e soprattutto per abbattere quella paura che si ha di non potercela fare, perché certo, Presto sia un recupero funzionale molto molto efficace. Come ha detto lei, la tecnologia fa passi da gigante, sì. E quindi le chiedo, pensa che possano esserci degli orizzonti futuri per la chirurgia robotica? Il quali futuro potrebbero adesso, essere? Il futuro è adesso. Adesso. E il futuro è adesso, e il futuro sarà sempre improntato a questa tecnologia che permeerà in maniera molto forte la nostra attività, ma agevolerà il lavoro del chirurgo e soprattutto permetterà al paziente di avere un rapporto molto più fidelizzato col chirurgo e di sapere sempre che potrà fare delle cose difficili con un impegno molto molto minore. Bene, grazie. Complimenti dottor Cesenino, grazie, naturalmente buon lavoro, grazie, e buon ritorno voi alla grazie casa Sollievo di San Giovanni Rotondo. Un attimo di pausa e noi torniamo con buon pomeriggio per voi.